Ok, entrano in campo le squadre. Oggi Casteltermini si è mobilitata, addirittura si è spostato il Trapani, si è spostato l'Acragas Giovanili per ricordare una grande persona. Sì, sono felicissimo perché tra l'altro da considerare che mio fratello ormai è morto da 14 anni e nonostante questo sono passati 14 anni, sembra ieri di come se ne parla molto bene e quindi questo vuol dire che qualcosa di buono l'ha lasciato in questa vita. Ecco, nella sua malattia Mattia e suo fratello ha conosciuto un'altra brava persona che è Serse Cosmi, che non se l'è fatta dire due volte nel venire qui a ricordarlo. Sì, è venuto subito a Perugia a trovare mio fratello e ha portato pure il capitano dell'allora squadra del Perugia che era Giovanni Tedesco e l'ha reso molto felice proprio nel suo giorno di compleanno. È venuto pure oggi qua a Casteltermini, ha fatto fare 7 ore di viaggio tra andata e ritorno al Trapani per venire a commemorare mio fratello. Sono veramente contento e ho visto poco fa quando abbiamo fatto il video che si è pure commosso, si è messo pure a piangere dalla commozione e penso dalla gioia. Calcio, cioè nella vita non c'è solo il calcio, ma ci sono anche valori che vanno al di là dello sport, quindi valori che Lillo e Serse avevano già da tempo. Sì, l'ha dimostrato. Io ho letto pure il libro della vita di Serse Cosmi, che parla pure di mio fratello, dove lui mette prima del pallone mette molte altre cose più importanti, come appunto la sofferenza degli altri, lo stare assieme agli altri e il sociale. Ricordiamo a Lillo Ferrera, che è stato un amante dello sport, una persona che si è spesa sempre per lo sport, il tempo libero, per i giovani di Casteltermini. E una giornata di questa è estremamente significativa perché viene a coronare questa celebrazione, questo ricordo, una squadra importante che milita in Serie B, il campionato professionistico, il Trapani, col suo allenatore Serse Cosmi. Quindi siamo contenti e onorati di ricevere proprio questa squadra e nello stesso tempo siamo soddisfatti perché ricordiamo un nostro caro concittadino. Una ricorrenza per ricordare un amico, il Casteltermini ha fatto arrivare una squadra di Serie B, il giovanile della Lega Pro. Ecco, che giornata è oggi, Presidente? Una bellissima giornata, innanzitutto un grosso amico mio, Lillo Ferrera, perché l'ho avuto in radio, l'ho avuto qua in collaboratore con la SD Casteltermini, un grosso amico mio che ho ricordato sempre. E grazie al fratello siamo riusciti a far venire qua il Trapani Calcio, mi fa tanto onore a me per i miei 25 anni di calcio che faccio a Casteltermini. Serse Cosmi, il Trapani qui a Casteltermini soprattutto per ricordare un amico. Sì, beh, insomma era doveroso da parte mia perché poi alla fine il calcio è un veicolo importante per mantenere i rapporti, per mantenere le cose della vita, quindi aver avuto l'opportunità di incontrare dei carissimi amici anche se un po' distanti, però è stato molto piacevole, credo anche istruttivo per i calciatori, perché vivere questi momenti ti fa pensare che il calcio è una bellissima cosa, però non è la sola cosa, o meglio, la vita non dà solo cose felici. Tanta gente di calcio qui a Casteltermini oggi, non poteva certo mancare Lirio Torregrossa. Che effetto fa vedere il piccoletto, si fa per dire, giocare? Ricordo giocare, ormai ci ha abituato lui a vederlo giocare in queste categorie. Siamo stati fortunati che l'anno scorso a Crotone ha dimostrato di poterla fare questa categoria e adesso ci sta dando qualche soddisfazione. Speriamo che si possa riprendere prima possibile dall'infortunio e ritornare
Torre Grossa che conosciamo. Ecco, il Torre Grossa che conosciamo si vedrebbe bene anche in una squadra di Serie A? Non, prima deve vedere se può rimanere una squadra di Serie B, poi se ne può parlare, deve avere più continuità. L'anno scorso ha fatto bene, quest'anno per il fatto dell'infortunio non è riuscito ad avere continuità. Se riesce a fare 2-3 anni di B bene, penso che poi magari, se sarà fortunato, potrà fare la A. Ovviamente non c'è solo il papà, non c'è solo il papà a vedere Ernesto Torregrossa, ma la mamma sicuramente è qui a vedere suo figliolo. Sì, siamo venuti tutti con la famiglia. Ecco, che effetto fa? Intanto rivedere, perché lo si vede poco, giusto? Che effetto fa rivedere il proprio figlio giocare, tra l'altro a questi livelli? Allora, veramente ultimamente da quando è a Trapani lo vediamo un po' di più, questo è sicuro. Poi è stato da pochi giorni a casa, un paio di giorni, vabbè, ormai siamo abituati. Ecco, queste due parole ce le ha consigliati suo marito Lirio: andate da mia moglie, anche se non è vero, ma l'avevamo preparato prima. Tradimento, vero? Tradimento. Bene, che dire, da qui, dalla tribuna, a Ernesto in campo, cosa vuole dire? Di essere sempre umile, come l'abbiamo insegnato noi. Basta. Occasione di questo triangolare per tenere alto il ritmo in vista della ripresa del campionato Berretti, mister. Sì, vabbè, ma sono sempre delle belle cose, perché comunque non è tutti i giorni avere il Trapani, una squadra di Serie B, fare un'amichevole con loro, quindi abbiamo accettato ben volentieri l'invito del presidente, che comunque è sempre un grande, dà sempre un movimento a questo paese per lo sport. Un grazie particolare al mister Paoli, che noi lo ringraziamo per un piccolo omaggio da parte della SB Casertelli. Girga! Il Casertelli è il suo capaccio presidente. Per questa bellissima giornata di sport e di solidarietà. Con affetto la famiglia di Lillo. Una foto a tutti insieme. Un buon test oggi in vista della ripresa del campionato per il Trapani? Sì, sì, è un buon test, più che altro una giornata che abbiamo fatto, una giornata per il ragazzo scomparso, e quella è più importante, anche più importante della partita. Quindi siamo felici per quello e di aiutare gli altri. Una buona sgambatura per il Trapani in vista del girone di ritorno? Sì, è stata una giornata bella, abbiamo fatto un viaggio lungo, ma era un viaggio importante, l'abbiamo fatto perché è giusto fare anche queste cose, non bisogna solo fare i calciatori, bisogna dare anche qualcosa agli altri quando ne hanno bisogno. Abbiamo fatto contenti tante persone, abbiamo fatto una cosa bella per tutti. Ecco, cosa si prefigge il Trapani in questo campionato? Ah, per noi il primo obiettivo è la salvezza, centrata la salvezza prima possibile, poi vediamo quello che viene, tutto quello che viene è di guadagnato. No. Sì, sì, sto tornando dall'infortunio e sono contento di aver giocato questi 45 minuti e sto riprendendo la forma e spero di dare una mano al Trapani per salvarsi. Ecco, papà e mamma ti vedono più spesso, mi hanno detto, quindi anche a te fa piacere. Sì, 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 adesso sono più vicino a casa e per fortuna riusciamo a vederci il più possibile. Papà, l'ultima cosa, papà ha pronosticato 2-3 anni bene in Serie B e poi il grande salto. Ah, no, questo non lo so, io penso a quest'anno. Penso a fare bene quest'anno e poi vediamo cosa verrà l'anno prossimo.